When you look so good, baby, you don't even know. When the world is out, the world is not your kind of thing. Full of shooting stars, brighter as a vanishing. Stasera c'è un bel Piero. Piero. Non so, però prima dire che noi siamo finiti. Tu non vuoi. Via. 3, 2, 1. Piano. Uno. Pietro Carinai e Sandro Giovannini, che può vantare oltre 50 versioni straniere e milioni di spettatori in tutto il mondo. La storia narra le avventure della gente di un piccolo paese di montagna, in seguito ad un'inattesa e destabilizzante telefonata ricevuta dal parroco, Don Silvestro. Dall'altra parte della cornetta è Dio, che annuncia un imminente diluvio e suggerisce di costruire un'arca per mettersi in salvo. Fra mille inconvenienti di ogni tipo, la costruzione dell'arca verrà portata a termine, ma ciò che vi sorprenderà maggiormente sarà il gran finale. Il primo ingrediente di questa commedia musicale è l'amore, ma ci sono miscelati l'accettazione, la consapevolezza delle proprie fragilità e il bisogno degli altri per realizzare una vera comunità. Sono molteplici gli spunti di riflessione che lo spettacolo potrà offrirvi. Il diluvio, infatti, è sempre un agguato negli egoismi, nella chiusura verso gli altri, nella diffidenza e nella sfiducia che caratterizza le relazioni sociali. Da questo spettacolo e dalle sue provocazioni potremo imparare a raggiungere sempre un posto a tavola, a fare spazio per chi è più debole e a mettere da parte i pregiudizi e soprattutto a guardare il mondo con gli occhi del cuore. Buona visione. E grazie per la vostra partecipazione. C'era una volta, anzi c'è, o meglio ancora, potrebbe esserci un piccolo paese di montagna che sta lì, qui, dovunque piaccia chi sta ascoltando. Il paese che io da quassù ho scelto per questa favola.
basta. Ma per stasera può bastare, andate pure a casa. Grazie a tutti, buonanotte. Buonanotte. Allora, siamo pronti per la prova del coro? Ma Crispina, abbiamo appena finito. Ma no, anche oggi in ritardo. Oh, ma che gliela che disappunto. Le cure di questo comune, gli affari della mia falegnameria. E mi perdona, signor parroco. Certo, signor sindaco, tanto più che lei è arrivato puntualissimo. In che senso, pardon? Nel senso che è arrivato giusto alla fine delle prove, come voleva. E perché, di grazia? Perché stonato, vuole che si sappia. Io stonato? Io che ho passato la giovinezza nei maggiori teatri lirici. Sì, Crispino, ma facevi il capoclac. Che vuol dire un posto di responsabilità, di competenza. Bastava che calassero così di mezzo tono e io, li castigavo. E lei così da lestonato, oltre che forse anche un po' soldastro. Venga, signor sindaco, venga, la prego di cantare. Io? Sì, lei, canti. Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Facilissimo. Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Ma no, signor sindaco, le ultime note sono sì, sì, sì. E io che ho fatto? Sì! Sì! E tu, Toto, che ti intrufoli? Tanto tu di potente, hai solo la voce. Che disse, sindaco? Niente, signor sindaco, la prego. E che ho detto di male? Tanto tutti lo sanno che Toto è... Tutti sì, meno che lui. Per tanti anni siamo riusciti a non fargli avere un minimo sospetto della sua menomazione. E adesso lei così ad alta voce. Che colpa mia? Buffo questo clero! Buonanotte a tutti, buonanotte, andate pure a casa, buonanotte. Don Silvestro, sì. La sua canzone la trovò leggendaria. Sarà merito suo se vinceremo il concorso dei cori provinciali, lo sa? Sì, grazie Clementina, buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Tommaso, il pane che hai fatto oggi mi ha fatto commettere un peccato di gola. Mi raccomando, fallo sempre così, eh. Buonanotte. Antonina, il vino che mi hai portato oggi lo riserverò per le messe cantate. Grazie. Anche le messe si canta. Questo fa natico. Ma perché la candela? Sono stato io, ok? Non ti piace? Sì, mi piace, ma sono allergico. Esa! Vai su là, a casa! Esa! Finalmente un po' di pace. Adesso a noi due. Oh, ma che sto a fa? Tu sei prete, a che ti serve la forza? È una mia debolezza, Toto. Vorrei arrivare a distendere questo maramano qui. Non ce la faccio. Questo? Se si trascura il corpo, finisce che anche l'anima mette su pancia. Il nostro corpo è in prestito e dobbiamo averne cura per restituirlo al Signore in buono stato quando ne sarà il momento. Mamma mia, e quando sarà che devo dare indietro questo corpo? Chi lo sa, non avrai mica paura. No, ma lo vorrei sapere in tempo, così prima magari ne faccio lo bagno, non si sa. Ho conosciuto poca gente pulita come te, Toto. Hai il candore di un bambino. Sono belli i bambini. Ti piacciono? Altro che, e fanno così ride. Specie quelli piccoli, appena partoriti. Ah, ma allora Toto lo sai come nascono i bambini? Vedi un po', come le altre bestie, come i vitelli. Dei frammezzo le gambe della madre. Sì, ma prima il toro, che fa? Il toro? Ma che ti frega, esso niente fa. Io mica lo so che ci sta a fare lo toro. Fosse per me, lo manderebbe a lavorare. E se non vuole, lo caccerebbe pure da casa. Mamma mia, quando mi sta antipatico sto toro, è troppo infingardo. Va bene, lasciamo stare il toro, prendiamo qualsiasi altro animale. Il conigolo. Ecco, il conigolo, come lo chiami tu? Secondo te perché salta sulla conigola? Ma come? Non lo sai? Gioca! Tutte le bestie si zompano sul groppone. E gioca nei gropponasse. E ma tu le devi dei compatire, quelle sono bestie. Sono pure un po' ignoranti e poi devono lavorare. Tu non guardare i tori che sono gentaccia. Toto, ma tu sei felice? Non saprei. Io sono stato sempre benissimo, come vedi mo. Secondo te, io sono felice, Don Silvestro? Sì, Toto, certo, ma non pensi che a volte ti manchi qualcosa? Ma che mi devo mancare? C'ho proprio tutto. Niente, se mancasse a te qualche cosa, Don Silvestro? No, tranquillo. Permesso? Ciao, ragazzi. Ciao, Toto. Padre?
Clementina. Ho bisogno di confessarvi. Ma se ti sei confessato stamattina. Lo so, ma ho peccato di nuovo. Strippate quando sei peccaminosa. Vede specie per te, non si beve, ma devi rimbrattare il nostro credenzone. Se vedemo. Ciao. Ciao. Oggi pomeriggio nel bosco. Senta come parli forte il cuore. Clementina, per favore. Mi sono macchiato di un peccato grave. Clementina, la confessione è un sacramento, non uno smacchiatore. Per confessione del giorno. Avanti, dimmi. Ha sentito che caldo oggi? Lei dov'era alle tre? Io nel bosco, ci vado sempre nel bosco, alle tre. Si sta bene, sa? Sotto gli alberi l'erba è tenera, verde, fresca. Io mi sdraio spesso sotto una quercia. Mi piace togliermi la camicetta per sentire il fresco dell'erba sulla pelle. Sa, non porto mai il reggiseno. Come, scusa? Dicevo che non porto quasi mai il reggiseno. 2 più 2 fa 4, 4 più 4 fa 8, 8 più 8 16. Insomma, devo essermi addormentata e a un certo punto di nuovo lui. Lo stesso delle altre volte. Vestito nero dalla testa ai piedi. E sa cosa ha avuto il coraggio di dirmi? No. Spogliati, ti voglio nuda. 16 per 16, 132 moltiplicato per 8. Io tremavo tutta. Allora lui a un certo punto mi ha sfilato la gonna. Sa, quella che avevo domenica. Quella blu. Che quando mi sedevo si vedevano tutte le gambe. Sì, sì, me la ricordo domenica. La vedevo lì dal pulpito. Sì, ma sta dentro, concentrati. E così sono rimasta soltanto con le mutandine. 17.814 per 9, un risultato? Sa, uno slippino piccolo piccolo. Piccolo piccolo. Piccolo piccolo. Allora lui a un certo punto con gli occhi allucinati. Oh, è terribile. 30 di conta novembre con aprile, giugno e settembre. Mi ha messo le mani sul seno. Di quel seno ce n'è uno. E lì mi sono svegliata. Tutti gli altri ne hanno 31. Come? 31. 31. Per penitenza direi 31 patarave gloria. Ma così pochi. Ma Clementina, hai sognato. E i sogni non sono peccato. Allora li posso dire qui con lei? No, a casa e subito. Io ti assolvo nel Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Forte, su. Ma Clementina, ma non sono mica un cardinale. Però lo meriterebbe proprio, sa? Sì, ma cosa stabilisci tu? Dai, va a casa. Però io quasi quasi, magari per stare più vicino alla penitenza, la dico qui. Eh certo. Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro bacio quotidiano. Clementina, Clementina, oh, oh, oh. Clementina, Clementina, oh, oh. Clementina, oh, oh, oh. Peccato che sia peccato, ma che peccato che sia così. Peccato che il mio ideale sentimentale finisce qui. Io ti sogno di notte, Clementina. Seguo il giorno, Clementina. Io ti chiamo per un nome, nome che significa no.
imbroglio persino in Dio, al punto di inventarmi peccati mortali per parlare con te. Peccato che sia, peccato, peccato. Clementina. Che mi voleva padre? No, Clementina, devi andare a casa. No, però. Ti prego, non te lo farei ripetere più, buonanotte. Clementina, Clementina, oh, oh, oh. Clementina, Clementina, oh, oh, oh. Ora qui c'è una pazienza. Clementina, Clementina, wow, wow, wow. Clementina, Clementina, wow, wow, wow. A tutte le ore del giorno. Sì? Finalmente. Chi parla? Dio. Ma chi io? Dio, Dio, il tuo Dio. Ah, Dio, scusa, non ti avevo riconosciuto. E ti credi spiritoso? Ti diverte a rompere l'anima alla gente? Mai fatto niente di simile, casomai il contrario. Insomma, chi è lei e cosa vuole? Te l'ho detto. Io sono il Signore Dio tuo e voglio parlare con te della fine del mondo. Ma va alla Mecca. Alla Mecca, dalla concorrenza. Ma avessi per caso sbagliato numero, ma tu sei Don Silvestro? Sì, e tu sei un perfetto idiota. Come ti permetti? Figliuolo, devi essere impazzito! Nessuno aveva mai osato attaccare il telefono in faccia a Dio! Ma io non l'ho mica riattaccato, l'ho solo appoggiato, Signore. Padre nostro che sei nei cieli. So benissimo dove mi trovo. Alzati per favore e stammi a sentire. Ho deciso di organizzare un secondo diluvio universale. No. Ma signore, hai intenzione di annegare tutti di nuovo? Precisamente. Tu costruirai un'arca. Io. E con essa salverai il tuo paese. Il mio paese? Ma signore, ma tutti gli altri poveri innocenti che moriranno nel resto del mondo! Innocenti? Ma quale innocenti, Silvestro? Sai tu che fine farebbe tra poco il mondo se lasciassi fare a questi innocenti? Beh sì, forse hai ragione. Forse? Cioè no, volevo dire sicuramente hai ragione. Ma perché proprio io, signore? E perché il mio paese? E perché no? Certo. Ma scusa signore, questo diluvio quando dovrebbe avvenire? Avverrà mercoledì sera, ti do 3 giorni di tempo. Ma non saranno mica troppi? All'alba di domani suonerai le campane, chiamerai a raccolta i tuoi parrocchiani e darai loro la novella. Ma figurati quelli quando gli do la novella, ma... Comincerete a lavorare all'alba del giorno secondo, in quanto la prossima notte, la prima, l'ho destinata alla procreazione. Ogni uomo si giacerà con la sua donna e genererà un figlio. Concepiti in questo vecchio mondo, essi nasceranno dal nuovo e dal vecchio erediteranno. Genesi capitolo 18. Bravo, vedo che hai studiato. Ragazzo, sarai degno del tuo compito? Beh, signore, non mi crederanno mai, mi faranno chiudere il manicomio e lì finisce. Arrangiati, amico. Io mi rifarò vivo di tanto in tanto, ma ricordati, solo tu potrai sentirmi. Ma come sono io, signore? Ma signore! Che altro c'è? Signore, io non avrò mai il coraggio di andare a suonare le campane. Tu farai quello che io ti ho detto, Silvestro. Ma non posso andare fuori e mettermi a suonare le campane! È un ordine! Lo faccio senz'altro. E le campane suoneranno, te lo garantisco io. Sì. Ora ti saluto, Silvestro. A me. Come, scusa? A me. Addio a me. Addio a te. Bella questa. Addio. Addio, parlate con me. Calma, mantenere la calma. Perché se non mi calmo, io ne cadio palma. Calma, con la mente tranquilla.
adesso mi preparo un po' di camomilla. Eppure il telefono ha squillato, la voce del signore mi ha parlato. Mi ha detto, sì, mi ha detto esattamente, che mi ha detto esattamente, che mi ha detto esattamente. Aiuto! Non ricordo un accidente. Per super stracalmo e per stare più calmo ora recito un salmo. Ci credi, spero, no? Sbrigati, Silvestro, e corri a dare la novella. Don Silvestro, le sue campane mi hanno svegliato al momento giusto. Sapessi cosa stavo sognando, mi può confessare subito? No, Clementina, non è il momento, ti prego. Don Silvestro, perché ci ha chiamato? Cosa vuole? Che succede? Che succede? Come che succede? Sono io che lo chiedo a lei, non lei a me. È lei che ci ha convocato con questo edificante scampanino? No? No. No. Sì. 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 Quasi. Quasi? Come no? Sì, quasi. Le campane le ha suonate lei? No. No. Sì. Sì. Quasi. Quasi? Sì o no? I quasi sono due. I casi sono due. Non sempre. Padre, lo prego, non ci faccia stare in pena. No, ma che pena è pena. Tranquilli, vi dirò tutto, vi dirò tutto. Visto che il clero si è deciso a dirci tutto, posso dichiarare aperta questa seduta d'emergenza del Consiglio Comunale? Sì. La seduta è aperta. La parola al nostro buon curato. Allora che gli dico? Bella giornata, eh? Bah. Però ho l'impressione che il tempo si guasterà. È adagio, poi. E lei ci ha buttato giù dal letto per comunicarci le previsioni meteorologiche. Beh, in un certo senso è proprio così. Bravo, come ha fatto? Allora? Ho parlato con Dio. Come? Ho parlato con Dio. Non ho capito l'ultima parola. Ho parlato con Dio. Egli mi ha affidato un grande compito e ho bisogno del vostro aiuto per realizzarlo. Lo so, vi sembrerò pazzo. Parroco, per carità, lei fa il suo mestiere. Ma non è la prima volta che con la scusa delle esigenze divine toc tocca e bussa a quattrini. Avanti, cosa le serve stavolta?
Un'arca. Un'arca? Un'arca. Sì, un'arca. Ah sì, un'arca, che idea leggendaria, padre! Valentina, dobbiamo costruire un'arca vera, come quella di Noè. Deve poter galleggiare. Si capisce, deve poter galleggiare. Un'arca vera, come quella di Noè addirittura. Io l'ho capito da un po' che questo ragazzo qua non sta bene. Padre, lei voleva dire un carro allegorico, come quello della festa di San Crispino, vero? No, no, Hortense, no. Come no? Ci sarà il secondo diluvio universale. Solo il nostro paese si salverà. Noi siamo stati scelti per ripopolare la terra. Ripopolare? Che idea leggendaria! Clementina, signora, per favore, se la porti un attimo. Solo la mia stupidaggine, venga con me. Se mai ci fu curato bisognoso di essere curato, quel curato è lei, signor curato. Gradevole questa bisticcia, vero? Su, dammi la linea, su. Ma io non sono pazzo. Dio mi ha parlato davvero. Ha parlato con Dio, e beh, che c'è da pensare male? Silenzio, per carità. Dunque, lei ha parlato con Dio. E come? Come? Beh, io ho parlato... Come, signor sindaco? Con che sistema? Una visione, una visitazione, o più modestamente, le si è manifestato in sogno. Avanti, su, come ha parlato? Al telefono. Al telefono, buona questa. Se io fossi lei, non mi crederei mai. Ah, siamo d'accordo per la prima volta nella giornata. Sì. Volendo, riesci a dire anche cose sensate. Su, da bravo, donna Nina, su. Ma le campane! Che c'è da strillare, che campane? Non sono stato io a suonarle, è stato lui. Ma... lui chi? Lui! Lui? Qui ci vuole un dottore, uno specialista. Come si chiamano quei medici che curano le malattie dei preti? Ma papà, ma perché non vuoi credere? Non hai capito la domanda. Don Silvestro ha parlato con Dio, e beh, che c'è di strano? Se io fossi Dio gli chiamerei ogni giorno. Va bene, va bene, va bene. Ammettiamo per assurdo che questo diluvio ci sarà. Tutta l'umanità scompare e solo noi ci salviamo. E perché proprio noi? Risponda se ci riesce. Perché noi? Perché? E perché no? Scusi, ma questa mi sembra una risposta idiota. È quello che ho cercato di dirgli. È la risposta che mi ha dato Dio. Ah, ecco. Non si vede. Se mi spiegherebbe come starca, io comincerebbe subito. Ecco, bravo Toto, è come una nave, una grande casa galleggiante, che con la statua di San Crispino, nostro patrono in cima alla prua, ci proteggerà dalla tempesta. Perciò ce ne staremo tutti chiusi lì dentro, stringendoci l'una all'altro. Oh sì! Clementina, stai ferma, sai! Tremando di paura e di speranza, pregando di essere degni dell'immenso privilegio, ricominciare la vita sulla terra. Perciò porteremo con noi tutto ciò che ci appartiene, i semi delle piante, i nostri animali. Oh! Lo tolgo giù, lo fa venire, però, eh? No, tranquillo. Signor Clero, signor Clero, un'ultima domanda e poi sciogliamo la seduta. Proprio non le viene in mente nessuno più qualificato di lei per ricevere una telefonata da Dio? Non so, non pensa che a Roma c'è un signore tutto vestito di bianco? Non lo so, mi sono tormentato tutta la notte cercando una risposta che forse non c'è. Ah, così mi piace. Dimentichiamo l'intera faccenda e torniamo tutti a casa a dormire. Su! No, una cosa di vero ci deve davvero essere, se prima le campane non sono da sole. Le faccio suonare ancora, padre? Non posso. Lo credo bene. Dio vuole che voi credete perché avete fede, non costretti dall'evidenza di un miracolo. Sì, un miracolo, sono sicura che se le vuole può, è così bravo, scusi. Ma Clementina, ma ti pare possibile che io adesso faccio un gesto con la mano e le campane... Oddio. Signora. Avete veduto, avete sentito, suonò le campane col gesto di un dito. Avete veduto, avete sentito, suonò le campane col gesto di un dito. Abbiamo veduto, abbiamo sentito, suonò le campane col gesto di un dito. Col gesto di un dito, col gesto di un dito, col gesto di un dito. Tronti, 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 tronti. Al campanaro non sono io, il campanaro è Domine Dio. Sapere tramite mio
qui voi o no. Un trucco! Indubbiamente di grande effetto, a parte qualche inevitabile stonatura, eh? Vabbè. Cittadini, fate pure la vostra arca. Il sindaco! Le sono molto grato, signor sindaco. Che se poi questo diluvio non dovesse esserci, faccio un'ipotesi. L'arca potrà sempre servire come attrazione turistica. Ma Crispino, sempre uguale! Che ho detto di male, che ho detto! Nulla, nulla, signor sindaco. L'importante è che lei sia d'accordo con noi, sì, e che ci fornisca il legname necessario. Non ho capito l'ultima parte. Signor sindaco, lei è il proprietario del bosco. Sì. Di ogni singolo tronco. Sì. Tutto il legname viene convogliato nella sua falegnameria. Sì. Eh beh, ma allora ce lo deve dare. No. 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 Ma senza legname? Certo che il legname ci vuole. Se ce ne vuole, ma io disgraziatamente non ne ho. Ma papà, ma il deposito è pieno di legname. Venduto per i banchi alla cappella delle Ursuline, Clementina. Ci sono ancora tutti quei fagi da tagliare. Venduti alle ferrovie dello Stato, Clementina bambina. E tutta quella catasta ammonticchiata vicino al ponte? Venduta ai cantieri riuniti, Clementina bambina cretina! Ehi! Ma scusi, signor sindaco, se il legname non ce lo dà lei, che è l'unico falegname della zona, chi ce lo darà? Questo è un grosso problema, un grossissimo problema. Irea! Perché lei che è così intimo della Sacra Famiglia non dà un colpo di telefono a San Giuseppe? Oh, buona questa! Clero caro, se non posso offrirle il mio legname, permetta che le offra la mia simpatia. E mi pare che basti. Devi scusa se quello che brami per quanto chiuta mi dona non potrò. Poroppo, peroppo, peroppo, po. Battaglia di Legnano, atto primo, scena del rifiuto. Ortensia Clementina con me! Don Silvestro, mi dispiace tantissimo. Vai, Clementina. Don Silvestro, ma che fai, te scoraggi? Ma che te ne frega, fai un altro tacco di grida e vedrai che montarozzo di legna che te compare. Dai, su, prova! Ma che sciocchezze dici, Toto? Mi hai preso per un santo adesso. Ma prima con le campane! Ma non sarà stato mica un miracolone, ma se vede che c'è a disposizione. E dai, su, prova! Solo per far scattare la belusina, con tu dirchi un po'. Calma, calma, Toto, Se il Signore vorrà, farà Lui qualcosa per noi. Adesso vai a casa, Toto. Buonanotte. Buonanotte. Beh, però io così ci provo. Forse è meglio qui. Signore, fai apparire il legname per costruire l'arca. E tac! Beh? Ma ti fossi montato la testa? Beh, signore, ci ho provato. Grazie, ma sono loro?
Oddio. Madonna. Dai, ce la puoi fare. Dai. Sì, pronto, sono io, sindaco, chi è? Signor sindaco, sono Sor Severina del convento di Sant'Orsola. Le volevo dire che il suo legname non ci serve più. Come non mi serve più? Ma non dovevate fare i banchi per la cappella? Come fate ora senza banchi? E beh, fammi un fioretto, stiamo tutti in piedi, benedetto. E io? Io pure dovrei fare un fioretto? Guardi che lei, le mi ha ordinato 3 quintali di legname. Io l'ho già segato tutto in palanconi, Ora dove me li metto tutti questi palanconi? Io ho un'idea. Ma mi son monaca, non son pratica di ste cose. Reverisco. Evviva San Crispino, evviva San... Figlioli, fate che le vostre asce lascino una scia di tronchi dietro di voi. Sì. Silvestro. Fate che i vostri martelli colpiscano forte, più forte ancora. Silvestro. Sì. Non si vede, ma che sei fatto male? Sì, sono fatto proprio male. Che imbecille che sono. Ma dai, Toto, torna a lavoro, vedi il signore ti aiuterà lui. Scusa, Silvestro, ma era l'unico modo per fermarti. Ma signore, ma cosa ho fatto? Un lieve errore. Eppure te l'avevo detto a cosa avevo destinato questa notte. Già, la procreazione, signore. Scusami, ma a furia di non pensarci l'avevo dimenticato. Ma adesso come facciamo a distoglierli? Presi come sono al lavoro, sarà difficile riportarli nelle proprie case. Sarà difficile, sì. Lo vedi? Ecco cosa hai combinato. Che ho combinato? Vai a guardarli. Sì, lo so, ma... Ti ho detto guardali. Che carattere. Guardali, guardali. Dovrò darmi da fare adesso. Bene, un po' d'atmosfera è quella che ci vuole. Ora ti creo una notte talmente ruffiana che nessun essere vivente potrà resistere al richiamo della natura. Silvestro, stai a vedere che regia. Notte, scendi languida col tuo mantello. Zefiro, soffia, tiepido e carico di profumi. Avanti con le luci. Ma no, più stelle, di più, di più. E adesso... Guarda, Silvestro, giù la luna. Ma non un quarto, di più, tutta! Fantastico! Beh, non c'è male. E adesso, Silvestro? Sì? Silvestro, ciao! Sì? Tiki, tiki, tiki! Miau! Canta! Che? Sì, canta! Perché prima quando facevi aggiungi un posto a tavola, sì? Avanti, canta! Esortali all'amore! Io? E che devo fare? Tutto io! Ma signora, ma poi cosa canto? Va bene, ti suggerirò, anche il paroliere mi tocca fare. Notte da non dormire, da fare giorno, ma stare in due. Cosa, signora? Ma parla più forte, tanto ti sento solo io! Notte da non dormire, da fare giorno, da stare in due! Ho capito. Stupenda notte.
destino. La notte della procreazione. Ah, se Dio lo sapesse. Io so tutto. Sono onnisciente, se non ti dispiace. Oh, signore, ma cosa facciamo dopo tutto quello che è successo? È successo? Ma come? Hai detto che sai tutto. Vabbè, un attimo di distrazione a una certa età. Ma che è successo? È arrivata in paese una p... una p... una pecorella smarrita.
E tutti gli uomini hanno deciso di abbandonare la loro moglie e di congiungersi con lei. Con la pecora. Ma no, signore! È una donna che fa mercato del proprio corpo, una... Ah, ho capito, non sono nato ieri. Ma come? Ognuno ha la sua donna, liberamente scelta, ma perché preferiscono il letto di una qualunque sconosciuta? Ma sai com'è fatto l'uomo? No. Ma se l'hai fatto tu? Io ho fatto il primo, Silvestro, che era un capolavoro. Poi deve avermi preso la mano. Ma sì, ma non perderti in questo bicchiere d'acqua. Manda da questa, come si chiama? Maddalena? Ma che c'entra Maddalena, signore? Ah già, scusa, quella era un'amica di mio figlio. Dico, manda da questa donna uno scavolo che la tenga occupata tutta la notte. Signore, se non ti dispiace, l'unico scapolo del paese sarei io. Ah. Ah no, no, aspetta, aspetta, c'è Toto. Solo che lui non ha... Beh, diciamo che non è il tuo esemplare meglio riuscito. Ha un difetto di fabbricazione. Ah, beh, capita. E quindi lui proprio non può. Lui? Io però posso tutto. Ah, beh, come? Sono onnipotente, se non ti dispiace. Dunque, dov'è? Fammelo localizzare e poi vedrai. Toto, Toto, vieni qui, Toto, vieni. Eccolo, signore! È proprio messo male, eh? Distruzione rimandata a causa di forza maggiore! Ma che è questo? Un toro? E come disse San Luca, tutti gli uomini tornarono di corsa dalle loro mogli. Di corsa, di corsa. Don Silve! Don Silve! Se sapessi che ho fatto! Credo proprio di saperlo già, Toto. Ah, già lo sai? Mannaggia, mannaggia. Ma no, ma non fare così, non hai commesso alcun peccato stanotte. E ce lo so, sto a pensare a quello che mi ero perso fino a mo. Ah. Che bellezza, Silvestruccio mio. Non sapevo esistesse sta cosa. Hai scoperto il sesso, Toto. Così si chiama? Strippete, che Dio lo benedica. Ma com'è che prima non lo conoscevo? Bello sesso, bello. Fatte conto un dolore, ma un dolore bellissimo! E poi, punta ta 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 ta! Punta ta 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 ta! Ta punta, punta, punta! Non ci sono parole, non si può raccontare! Quante cose ho capito questa notte, Silvestruccio mio! E ti dirò anche sul carattere dei tori! Ma perché sti tori... Calma, calma, Toto, un po' di riguardo! Scusa, scusa, c'hai ragione! L'avessi vista stamattina Consolazione quando sono venuto via! Dormiva, come sul letto de rose. E beh, pariamo un angelo. Signora! Signora! Chi è? La bimba! Inconsueta visione per i miei occhi all'alba. Una bimba! Signora, avrei bisogno di parlarle. Beh, vieni, dai, vediamo che si può fare. Che spavento. Dimmi. Buongiorno. Non vorrei essere indiscreta, ma so, tutti veramente sanno in paese che Toto stanotte ha dormito qui. Dormito? Magari! Non ho mai conosciuto nessuno così insonne, così gagliardo come lui. Ma di, non sarei per caso la sua ragazza? La ragazza di Toto? Ma l'ha visto? Ma si figuri, guardi. Beh, che c'è da ridere? Magari ce ne fossero e fatelo dire da una che, modestamente, se ne intende. Ma, signora, lei che ha così tanto successo e se ne intende, mi dica, come si fa a far innamorare un uomo? La bimba! E di innamorare basta o innamorare per poi sposarlo? Beh, mi accontenterei che si accorgesse di me. Sposarlo non credo sarà mai possibile. Perché? Ha già moglie? No, però vede, la sua professione è piuttosto che non glielo consente. Ah, ho capito, il solito carabiniere. Veramente? No. Senti, vieni qua, vediamo cosa possiamo fare, non importa. Tu cosa sai del sesso? Lo conosci? Lo apprezzi? Lo pratichi? Ah,
ma non sarai mica... Ma perché è grave? Guarirai, guarirai, stai tranquilla. E di il tuo spasimante al corrente della disgrazia? Certo, gliel'ho confessato. Ma sarei pazza, l'avrei fatto scappare, scusa. E perché? Io credo che sia vergine pure lui. Un carabiniere vergine, benedetta bambina. Risolviamo la cosa, vediamo che si può fare. Tu di che segno sei? Vergine. Ah, ma allora è un vizio. Toto, che intenzioni hai? E te ne mettiamo a paro, no? Sì, ma Toto, ma non pensi all'arca? Sì, anzi, te volevo chiedere. Non è che se ci potrebbe fare una stanzetta per me e consolazione? Per farci i tuoi soldi di comodo proprio. Ma tu vorresti portarla? No, non se ne parla, Toto, mi dispiace. Il signore ha detto solo quelli del nostro paese. Oh, tu lo principale tuo, non fate scherzi, eh? Se essa non vengono sull'arca, manco io ce vengo. Ti proibisco di parlare con questo tono. Sai a chi devi la tua famosa notte? Al signore. È lui che pretende questo improvviso cambiamento. Ma ricorda, il signore dà, il signore toglie. No, 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 pietà, no, no. Ma non piangere, Toto, vedrai che troveremo una soluzione. Toto. Clementina. Forse rischi di fare un grande errore. Quale? Come fai a dire mi piace quella donna? Mi piace quell'uomo. Se non sai nemmeno se ci potrà essere fra voi un'intesa. Come dire, sentimentale, sessuale. Me consolazione, me scomper assai. Io ti voglio bene, tanto, tanto bene. Ma sarà proprio amore, sicuro? Sicura? Sicuro? Sicura? Sicuro? Sei sicuro che quando c'è lei, che quando guardi negli occhi di lei, senti dentro il tuo cuore suonare.
Consolazione! Proprio lei! Ehi, ma Consolazione non può venire con noi! È forestiera! Non più! Toto se la sposa! Toto si sposa perché... Gente! Ehi, gente! Avete saputo la bella notizia? Me marito! Signora Consolazione, in Toto, prego! Piacere! E mo, che vi succede? A noi Consolazione non ci piace! Non mi piace? Essa che mi risulta ci hanno fatto l'amore 3000 uomini! Oddio. Che ancora se la rimpiangono! Essa, sta vigna d'uva, sto campo de grano, sta grandissima sottanata de grazia di Dio! Non vi piace? Il primo che dice un'altra parola contro Consolazione si spaccola la boccia! Calma, calma, fermi Toto, ma cosa sta succedendo qui? Tutti contro di me! Ah, ho capito, ho capito. Ma come? Un'occasione del genere si presenta alla porta e la sciupate così? Ma non ricordate, aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più? È lei, è Consolazione il vedante che bussa alla porta. Sì, sono io. Accoglietela con un sorriso. Sì, lo so, Consolazione ha sbagliato nella vita. Mai, sì, beh, non ha sbagliato mai un colpo. Figliuoli, perdonatela. Ma di che? Ma te stai zitto un attimo. Ma dico, ma è possibile che non vi sentiate pieni d'amore dopo quanto è accaduto stanotte? È possibile! Una volta sposati, voi due salirete sull'arca con noi. Grazie, Don Silvestro. No! Non controllate sull'arca, no, la vogliamo! Ah, è così, In un momento come questo la gente del mio paese mi lascia da solo. E va bene, farò da solo. Da solo farò. Signore, è inutile in questo momento abbandonato da te, solo fra la mia gente, mi sento solamente una formica. Solo una formica, uno zero, una nullità, i granelli di sabbia per lei sono montagne, ma basta che abbia vicino le compagne, è una formica, da fare di fronte alle montagne, ma se
dentro? Sì. Ma Clementina! Clementina, ma cosa fai, Clementina? Anni e anni non pensarci, è più di distrarre un attimo ed è fatta. Signore, signore, cosa ho fatto? Che hai fatto? Oh, signore, sei ancora lì? Signore, ho baciato Clementina. Ti ho visto. E non dici niente? Non sei adirato, furente, incazzato? Auguri e figli maschi? Ma signore, ma i preti non possono baciare le ragazze e tutto il resto, il celibato. Il celibato? Ma che celibato? Ma Dio, Dio. Silvestro, Silvestro. Ma scusami signore, ma i preti non possono baciare le ragazze, nemmeno le monache possono baciare i ragazzi. Insomma, non è una delle tue prime regole, non lo hai stabilito tu. Io? Ma siamo impazziti. Ma come? Io invento un sistema per procreare che modestamente è una delle mie cose meglio riuscite e poi ne vieto l'uso ai miei diretti collaboratori. Ma dico, Silvestro, siamo logici. Ma dicono che sia peccato, signore. Ma chi lo dice? Come si permettono? Signore, scusami, forse non era il momento. A me, personalmente, in seminario, secoli e secoli, non facevano altro che dirmi rinuncerai alla tua donna. Ma davvero tu mi dici? Giuro su Dio! Ma che no, giuri? No, scusa, ma che giuro! Ma io ti credo, eh? Ma mi auguro però che almeno di questo celibato non ne tenga conto nessuno. Beh, al contrario, tutti, quasi tutti, eh? Ma comunque io sì. Bravo! Era proprio tempo che organizzassi un nuovo diluvio. Le cose devono cambiare. Signore, ma le cose devono cambiare anche per... Anche. Signore! Sì? Se tu non esistessi, bisognerebbe inventarti. Grazie. Prego. Aspettami, sto 5 minuti per un attimo. Devo dire una cosa a Clementina e torno subito. Clementina! Sì? Clementina, vieni, Clementina. Devo dirti una cosa leggendaria. Clementina, prodigiosamente, è cambiato tutto, è quasi inverosimile, è come in una favola, all'improvviso tu sei qui, non sei più una musica proibita.
barca, che sta venendo giù il diluvio. Forza, Clementina, saliamo. Aspetta che mi tolgo questo. Aspettate, animali. Aspettate che adesso vi faccio entrare. Mi metto su questo che non si sa mai. Ok. Il patriarca scruta. Forza, animali, forza. Entrate. Venite. Panda, amici del WWF. Forza, entrate. E adesso le zebre, venite, storiche antagoniste dell'Inter. Simpaticissimi pinguini, forza, venite, venite. E adesso i maialini, buonissimi per fare il prosciutto. E adesso, figlioli, aspettate che adesso vi faccio entrare. Aspettate, figlioli. Forza, forza, venite tutti. Venite, figlioli. Salutiamo per l'ultima volta la terra. Salve, terra! Salve, terra! Ci rivedremo quando l'arca si fermerà e sbarcheremo quando la colomba ritornerà. Don Silvestro, portatemi con voi, vi prego. Ma sì, signor sindaco. Venga anche lei, forza, venga. Grazie. Con noi. Ma attenzione, 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 guardate tutti. No. Salve, Eminenza. Eminenza, è venuto anche lei per imbarcarsi con noi, vero? No. No? Non ci sarà nessun diluvio universale, non ci sarà, proprio per un papà. Ah, è così? Ma... Don Silve, il diluvio non ci sarà. Ma che fai, Toto, ma nemmeno tu mi credi. Ma io per credere ti crederebbe, ma senza di essa, che mi dà tutto il fremito carnale, con te, ma che ce faccio? Io l'ho detto che questo curato va curato. Lei disonora l'abito che porta. Ah, io disonoro l'abito che porto, è così. Clementina, se io disonoro l'abito che porto, allora questo è suo, Eminenza. Satana, Satana, Satana! Signore, signore, ti prego, fa qualcosa. No, non lo hanno meritato, Silvestro. Ma signora, ma è comunque la mia gente, signore. Avrai altra gente da amare, Silvestro! Salva! Raggiungi Clementina sull'arca! Ci faccio assai con Clementina sola! Ma signore, ma non posso salvare! Non posso abbandonare la mia gente! Ti sto dicendo che avrai altra gente da amare! Salva, Silvestro! No, signore, non posso! Non posso lasciare qui i miei amici! Ti prego, fa qualcosa! Che razza di testone che mi doveva capitare! Vabbè, lascia stare, dai! Sono uno che sa perdere io! Via la pioggia! Si ritirino le acque! Vai con l'arcobaleno! Evviva, 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 evviva. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Ho stonato. Intonatissimo, signor sindaco. Silvestro. Sì, Clementina. Puoi perdonarmi, ti prego. Ma di cosa, Clementina? Di cosa? Hai sognato e i sogni non sono peccato, Clementina. Grazie, don Silvestro. Aggiungi un posto a tavola. Aggiungi un posto a tavola. Aggiungi un posto a tavola.
perdonami se non ho saputo fare la tua volontà, ma ti prego, adesso non abbandonarci. Cestone, aggiungi un posto a tavola, non vedi che sto arrivando? Grazie, grazie a tutti, grazie soprattutto a loro che mi hanno permesso di vivere questa esperienza con il Liceo delle Scienze Umane, con questi meravigliosi ragazzi che da 4 mesi ho avuto il piacere e l'onore di seguire e sono diventati un po' come se fossero miei figli a tutti gli effetti, perché con loro ho condiviso un po' tutto, non solo la parte artistica, ma ho condiviso anche quella che è la nuova vita dei giovani, che spesso siamo bravi a criticarli, ma spesso non sappiamo ascoltarli, e questa è una cosa che dovremmo imparare un po' tutti. E sono ragazzi meravigliosi, quando sono arrivato a scuola, al liceo, erano veramente delle piccole formiche, ricordate il brano Le formiche? Poi alla fine hanno fatto gruppo, e questa è la forza del teatro, hanno fatto gruppo fra di loro, sono diventate tante formiche e sono riuscite a smuovere le montagne. Questo è quello che abbiamo fatto. Siate fieri dei vostri figli, cari genitori, cara preside, cari professori che siete presenti, perché comunque hanno vissuto un'esperienza sana, e che ben venga il teatro, che ce ne siano una, 10, 100 e 1000 di riviste, di rappresentazioni teatrali, di cabaret, di musical, chiamateli come li volete, ma questo comunque è un momento sano di vera aggregazione, fuori da ogni... Grazie. Stasera si conclude il mio percorso, io finisce qua la mia avventura con loro. So di avere creato un bel gruppo, sono sicuro che fra di loro questi ragazzi da domani mattina ritorneranno a scuola, saranno le colonne portanti del Liceo delle Scienze Umane, ma soprattutto saranno i ragazzi che probabilmente affronteranno la società in maniera diversa, aprendo i porti e non chiudendoli. Ecco, questa è una cosa che, su cui tengo. Voglio che mi raggiunga la preside, io mi scuso se la chiamo preside, ma sono dirigente scolastico, è una cosa che non mi piace proprio, io sono abituata alla preside, la professoressa Barresi, grazie preside per esserci. Fatemi ringraziare il preside del liceo artistico di Mazara, Alberto Ditta, che è venuto con una forte rappresentazione qui stasera, grazie preside per aver portato un po' di gente a vedere lo spettacolo, preside. Grazie. Allora, io ringrazio lei intanto perché ha veramente creato un gruppo, e partendo da una formichina, come dicevano poco fa, hanno creato un bel gruppo di formiche, e credo che siano state in grado di spostarla alla montagna rispetto all'inizio, dove avevano veramente tante difficoltà. Il messaggio in realtà che i ragazzi ci hanno dato stasera è un messaggio molto forte. E in una società come la nostra,
In una società in cui le difficoltà sono tante, è necessario che imparino loro, ma forse impariamo anche noi ad aggiungere veramente il posto a tavola. Io devo dire ai ragazzi che stasera sono veramente fiera di loro. E non lo dico tanto per dire, lo dico perché so che loro ci hanno creduto sin dall'inizio, hanno faticato tanto, hanno fatto tanti sacrifici, per cui bravi, complimenti, ce l'avete fatta, ad maiora, e ci rivediamo l'anno prossimo, non con tutti però, perché io gliel'ho fatta poco fa la proposta a quelli di quinta, dico vi boccio, l'anno prossimo ripetiamo, ma loro... Insomma, non ci hanno tanto creduto. Va bene, allora in bocca al lupo, grazie ragazzi e grazie a tutti voi. Un attimo, ecco, Concetta Ciaramitaro, che è il presidente del comitato. Io volevo ringraziare, prima di lasciare il palco ai ragazzi per il gran finale, giusto che la serata è loro stasera, voglio ringraziare i miei compagni d'avventura storici, compagni di avventura. Io non sono da solo, ma sono con un service meraviglioso, Damiano, Antonello Bianco, Luce, Amplificazioni, Guglielmo Barbaresi, che è il papà di Clementina, di Fiorenza Barbaresi, per la scenografia. Grazie alle mie due assistenti alla regia, sono due ragazze di scuola meravigliose, Alessia e Giussi, dove siete? Venite. Grazie alle coreografe, arrivo. Eliana e Miriam, eccola qua. Grazie alle truccatrici, avete detto come si chiamano? Sharon, Giulia e Giulia. Sharon, Giulia e Giulia. Allora, prego, vieni qua. Eccola qua, anche lei ha fatto tanto. Grazie pure a te, devi dire qualcosa? No, va bene. Allora, mamma mia, eccole qua. Grazie ragazzi, grazie a voi. Allora, io vi lascio il palco, perché è giusto che il pubblico vi saluta. E con l'occasione vi saluto pure io affettuosamente. Allora, ragazzi, il palco è vostro per i saluti. Grazie a tutti, speriamo di rivederci il prossimo anno. Arrivederci. Questa tavola che già non mi va più, se sposti un po'